guantone su Cinelli. È finita 0-0 anche per merito suo, insomma, non è stata una partita facile. Avete avuto le occasioni voi, ma ne hanno avuti anche loro. Come uscite da questo 0-0? Sì, sì, non sapevamo che era una partita dura e l'abbiamo affrontata con la giusta mentalità. E su un campo molto difficile siamo riusciti a mantenere lo 0-0, abbiamo avuto anche qualche occasione per far gol, quindi ci portiamo a casa una buona prestazione e da domani pensiamo già alla partita di domenica. Tu che vedevi la retroguardia da dietro, dalle spalle, ovviamente il portiere guida la difesa, come mai secondo te il Padova ha sofferto tanto quando loro arrivavano in verticale a trovare l'imbucato o addirittura a scavalcare la difesa? Beh, ci sta perché anche loro hanno molta qualità davanti, e però penso che i difensori hanno fatto una grande partita perché siamo riusciti a prendere quello 0-0. È un risultato che lascia tutto aperto, su cosa pensi si deciderà? La gara di ritorno, ho visto anche la partita che è stata questa sera. Sì, beh, sicuramente aperto, è tutto aperto, però domenica giochiamo in casa davanti al nostro pubblico e Mi aspetto una grossa mano anche da loro perché so che ce l'hanno e ci aiuteranno a passare il turno. È stata dura col pubblico che c'era qui oggi? Ma alla fine in campo si sente poco perché si è molto concentrato sulla partita, quindi per noi penso abbia influito poco. Grazie Antonio Donnarumma, lo lasciamo libero. Un'azione sul tiro di Van de Putte, abbiamo detto è gol anche perché l'hai vista partire un po' dopo, invece hai avuto un colpo direi pazzesco. Sì, sì, beh, grazie, è stata una bella parata e portiamo a casa questo pareggio e pensiamo già alla prossima domenica. Una partita un po' difficile, avete avuto anche complicazioni strada facendo, Chirico che prima pareva non potesse farcela, poi è entrato Ronaldo che è durato solo un tempo, Pelagatti che si è fatto male. Insomma, Dodo è stato un po' costretto a rivedere la formazione strada facendo più volte. Sì, sì, beh, penso che le squadre forti si vedono anche in questo, tra mille difficoltà. Siamo riusciti a non prendere gol e abbiamo avuto anche le occasioni per poter far gol, quindi penso che Padova sia una squadra forte, quindi ora pensiamo a domenica e quindi passare il turno assolutamente. Tu che sei lì in mezzo ai pali, concordi con Otto che questa squadra ha acquisito una certa solidità difensiva, ti senti insomma di avere un rapporto adesso con i tuoi centrali, comunque con tutta la squadra nella fase difensiva che è cresciuta, ha avuto un upgrade? Sì, sì, no, già da un po' di tempo abbiamo questa solidità difensiva e che si è creata specialmente durante gli allenamenti. Siamo un gruppo davvero forte e stiamo molto bene insieme, ci aiutiamo tutti quanti e quindi questo poi lo portiamo in campo e ci aiuta. Valentini, Aieti, Gasbarro, insomma tutti hanno fatto una gran partita perché insomma fermare due come Iemmello, come comunque anche Van de Putte, come Biasci che conoscete bene. Sì, sì, beh, abbiamo difensori molto forti, cioè, sia quelli che hanno giocato, c'è anche Monaco in panchina, ci sono gli altri, quindi davvero mi sta l'imbarazzo della scelta e chi gioca da sempre il massimo e fa bene. Nel primo tempo c'è stata anche quell'occasione per Iemmello che si è trovata tu per tu con te, lì ha tirato fuori lui, però nel complesso la difesa veramente ha fatto una grande partita su questi due attaccanti che sono due fiori nell'occhiello dell'intera Serie C, non solo del Catanzaro. Sì, sì, no, loro hanno degli attaccanti molto forti di categorie superiori, quindi siamo stati davvero molto bravi a tenerli e hanno avuto poche occasioni, quindi ora bisogna ripeterci domenica. Eri il primo della fila quando siete andati a salutare i tifosi che sono scesi qui a Catanzaro per darvi man forte, hai anche applaudito loro. Che emozione è comunque in uno stadio con 14.000 persone vedere anche la parte padovana che non ha voluto perdersi questo incontro? Beh, no, i nostri tifosi se lo meritano, sono venuti fin qui e meritano davvero di tornare in Serie B perché Padova è una grande piazza e lo merita davvero, noi ce la stiamo mettendo davvero tutta e diamo veramente l'anima per questo. Uno 0-0 prezioso anche in vista della partita di ritorno in cui si spera ci siano un po' meno complicazioni nell'arco della partita. Sì, sì, bene, adesso giochiamo in casa, abbiamo il nostro pubblico e quindi sicuramente sarà una partita diversa e cercheremo sicuramente di passare. Bisogna sfruttarlo questo fattore uraneo. Certo, certo, bisogna sfruttarlo sì, come abbiamo sempre fatto con le grandi in casa, quindi bisogna ripeterci. Stai sentendo Gigio in questi giorni? Sì, sì, beh, lui guarda tutte le partite, quindi anzi forse è più teso di me a vedere da fuori, però fa sicuramente il tifo per il Padova. Ti ha mandato un messaggino quando ti ha visto fare quella parata oggi su Van de Putte? Sì, 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 no, mi ha scritto, mi ha fatto i complimenti e soffre con noi, dai, speriamo di vincere questo campionato. Ti ha scritto, non avrei saputo fare di meglio? No, 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 è
fenomeno forte, quindi sicuramente l'avrebbe presa pure lui. Scherzo, dai, buon rientro, Antonio. Grazie.